consuprati, tutti siamo innamorati. Papà! Ho fame, non ce la faccio più. Ho la faccia vuota. Papà! È per me. Vuoi dire che questo è per me? Tante grazie. 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 Ne avevo bisogno. Quando i fiori sono sui bracci, tutti siamo innamorati. Perdonatemi, signori. Che cosa vuoi? Voi siete del clan Yakuza, non è vero? È così. Che cosa vuoi da noi? Amanda. Scusate, voglio darvi questi. Ci ho messo 3 anni per metterli insieme. Cosa vuoi comprare? Non capisco. Voglio diventare uno dei vostri. Cosa dici? Voglio diventare uno dei vostri, uno Yakuza, signore. Sei ancora un ragazzo. A noi occorrono uomini esperti. Tu sei ancora troppo giovane. Se ti posso dare un consiglio, tieniti i soldi e torna a casa. No, signore, non ve ne andate. Ho desiderato diventare Yakuza fin da quando ero ragazzo. Ho venduto tutto, non so più dove andare. Aiutatemi voi, signore, vi prego. Aiutatemi, prendetemi con voi. Non insistere, dobbiamo andare. Kotomi? Sì. Mi sembra un bravo giovane, prendiamolo con noi. Non credo che ci darà dei problemi. Ma, capo... Mi occuperò io di lui. Mille grazie. Grazie infinite, signore. Io mi chiamo Kimpachi e vi prometto che non vi pentirete di avermi preso con voi. Ve lo prometto, ve lo prometto. Ecco il vostro tè. Ciao, nonna. Io vado. Bravo. Sii prudente. Non è troppo pesante? Ah, no, per niente. Non preoccuparti. Farò prestissimo. Addio. Addio. Non correre tanto. Sì. Dove sta andando? Che cosa porta? Dei dolci di riso. A Kishima fa una gran festa. Ha invitato quasi tutti gli aderenti al suo clan. Mi ha ordinato dolci per 80 persone. Per 80 persone? Accidenti. Taiki si è alzato che era ancora notte e ha fatto tutto da solo. È proprio un grande lavoratore, quel ragazzo. Ah, sei stata davvero fortunata ad avere un nipote così. Non sì. Ho mai visto nessun giovane lavorare come lui. Te lo invidiano tutti, Omatsu. Grazie, è il mio vanto e la mia gioia. Ah, ora spero solo che si sposi e mi faccia diventare bisnonna. Te lo auguro. Omatsu, sarai la più bella bisnonna di tutto il villaggio. Buongiorno, signore. Ah, che grazioso bambino pieno di vita. Maledizione. Sai chi è quel samurai che è passato adesso? Lo conosci? È qui solo da pochi giorni. Si è sistemato col figlio al tempio e ogni tanto scendono al villaggio. Davvero? Lo chiamano Lupo Solitario. È un samurai che fa il sicario di professione. Quell'uomo è un sicario? Ma cosa dici? È così. È disposto a uccidere chiunque. Per la somma di 500 ryo, questa è la sua tariffa. Ehi, ti ricordi di me? Ieri mi hai dato il riso.
Smettila! Mi stai bagnando! No, non farlo! Scusatelo, è solo un bambino! Perdonatelo, signore! Accidenti, è un bambino maleducato! Ci penso io. Ho un fratello della sua età. Bambino, così non pescherai mai niente. Guarda, ti insegno. Prendi la canna e tac, infili il pesce. Molto bene. Impari presto. Così. Ti ringrazio, signore. Oh, di niente. È un ragazzo molto sveglio. Andiamo, Cotomi. Sì. Sono lì. Benvenuto, accomodatevi. Il capo è di là. Vi aspettavamo. Prego, signore, prego. Accomodatevi, prego. Stanno già arrivando gli ospiti. Ci sarà molta gente. Oh, sì, saranno in tanti. Vi ringrazio per l'aiuto. Ehi, Taiki, dolci di riso? Sì, per 80 persone come avete ordinato, signore. Sei stato puntuale. Portali in cucina. Sì. Ah, non andartene via subito. Fermati a bere qualcosa. Vi ringrazio, signore. Yasuzu, il capo dice se andate a sedervi con gli altri. Vengo. Sono lieto di vedervi. Vi ringrazio per essere venuti. Voglio precisare che questa è una festa di famiglia. Prendete da bere e divertitevi. Auguri. Grazie, auguri. Auguri. Guardate. Capo, Eisaburo Shimamura. Forse qualcuno lo ha pagato per eliminare Akijima. Lo credo anch'io. Non mi sembra il caso di andare a fargli gli auguri. Ma che cosa dite? Io credo che dovremmo avvertirlo. Sciocchezze. Andiamo. Ma come? Non lo aiutiamo? Nessuno ha richiesto ufficialmente il nostro aiuto. E non intendo per ora impicciarmi degli affari degli altri. La cosa non ci riguarda, io la penso così. Ma non possiamo lasciarlo solo. Uno Yakuza non combatte per niente. Non dimenticarlo mai, Cotomi. Sono vostri amici. Io credevo che... Ora basta. Non dimenticare che comando io. Non devi discutere. Sono io che prendo le decisioni. Tu devi soltanto eseguire i miei ordini. Capito? Grazie, si è fatto tardi. Bevi un altro bicchiere prima di andare. No, sarà meglio che vada, altrimenti mia nonna Il capo sarà... festeggia la nascita di un figlio maschio. Non puoi andartene così presto. Ah. Beh, un bicchierino solo. Bene, dammi un altro bicchiere. Eccolo, pronto. Togliti di mezzo, servo. No! Cosa volete? Cosa volete? Isaburo, cosa vuoi? Sono venuto a festeggiarti, Daisuke. Questo è il mio regalo.
Assassino! Andiamo, presto! Da strillare. Brutte notizie, Omazu. Hanno ucciso tu. Anche Taiki è stato ucciso. Ma cosa è successo? Indietro, indietro. Fatemi entrare. Fatemi entrare. Mio nipote è là dentro. Fatemi passare. Fatemi passare. Voglio vederlo. Voglio vederlo. Vi prego. Vi prego. Calmati, voglio vecchia. Vederlo. Nessuno può entrare. Vi prego. Fatemi vedere mio nipote. Vi prego. Calmati. Devo vedere mio nipote! Devo vedere Taiki! Fatemi passare! Taiki è in cucina. Ma sarebbe meglio che tu non andassi. Non è un bello spettacolo. Voglio vederlo! Il mio povero nipote! Te ne prego! Te ne prego! Allora, fatela passare. Taiki! 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 Ecco, è lì. Taiki! Taiki! Me l'hanno ammazzato! Come farò senza di lui? Perché quell'assassino è venuto qui oggi che c'era una festa? Taiki! Taiki! Apri gli occhi, ti prego! Non lasciarmi sola! Bambino mio, non andartene, ti prego! Non hanno risparmiato nessuno. Isaburo ha voluto sterminare tutta la famiglia. Una cosa indegna. E hanno ucciso anche il bambino appena nato. Sono delle iene. Non ho mai visto uomini tanto crudeli. E adesso chi preparerà i dolci di riso? Taiki! Tu non dovevi morire prima di me! Tu non dovevi lasciarmi sola, Taiki! Taiki! Bambino, dove posso trovare tuo padre? Dimmelo, ti prego, è molto importante per me. Perdonatemi, signore. Taiki, il mio unico nipote, è stato ucciso. Aveva portato dei dolci di riso alla famiglia Kishima. Quando un assassino, Yakuza, ha assalito la casa e ha ucciso anche il mio Taiki. Lui non c'entrava niente. Si trovava lì solo per lavoro. Credetemi, ormai non mi è rimasto più niente. Taiki era tutto per me. Io non so rassegnarmi alla sua morte. Taiki non mi farà più i dolci di riso. La mia vita non ha più scopo. Forse Taiki non potrà riposare in pace. L'hanno ucciso come un cane, senza che potesse difendersi. Io voglio vendicarlo. Signore, ho sentito dire che siete un sicario di professione. E perciò
Sono venuta a chiedervi un favore. L'uomo che ha ucciso Taiki si chiama Isaburo Shimamura. Ma la gente ormai lo chiama Isaburo l'assassino. È un uomo perfido che uccide senza alcun motivo. Non si sa quante persone ha massacrato. Tutti quanti lo temono. È una vera iena. Io voglio che voi gli togliate la vita. Ascoltate, signore. L'amico che mi ha detto che voi eravate un sicario mi ha detto anche che la vostra tariffa è 500 ryo. Io non ho tutti quei soldi. Purtroppo ho soltanto 2 ryo con me. Non possiedo niente altro, signore. Un momento. Posso darvi anche questo fermacapelli. È d'argento ed è antico. Voi dovete aiutarmi. Se volete, posso darvi il mio chiosco del tè, è l'unica cosa che ho. Uccidete Isaburo. Aiutate una povera vecchia. Ora taci. So quello che senti, ma non posso accettare la tua offerta. Anche se uccido l'assassino di Taiki, non riuscirai a ridare la vita a tuo nipote. Devi rassegnarti a vivere da sola. Non ti rimane nient'altro da fare. Non immaginate cosa provo. Io sono soltanto una povera vecchia. Sono sola. Non ho più nessuno che possa aiutarmi. Vi scongiuro, mio signore, siate generoso, vi prego. Prego. Meglio morta che senza di lui. Daigoro, dove è andata? Di là. Mettiti a riparo! Sono qui per ucciderti, Itogami. Voglio la taglia che pende sul tuo capo. Che cosa è successo? La vecchia Omazu si è tolta la vita. La morte di suo nipote l'ha portata alla disperazione. L'ha fatta impazzire, povera donna. Aspettate. Prendete questi soldi. Costruitele una tomba. Sì, lo faremo senz'altro. Grazie, signore, grazie. Stai attento, ora ti spiego. Gli Yakuza fanno due tipi di viaggio. Uno è lento e si chiama Raku. L'altro invece è il viaggio urgente e si chiama Isoji. Animale, così che si risponde. Devi dire sì, hai capito? Sono le bestie che grugniscono. Ora prova a dire sì. Sì.
Forza, Kimpachi, impara a essere più deciso. Sì! Bene, comincia a imparare qualcosa. Davvero? Davvero, impari presto. Dunque, continuiamo. Se fai un viaggio isoggi, devi mettere lo zaino verticale. Mentre nel raku va appoggiato a terra orizzontale, chiaro? Ho capito. Signore, ora potete insegnarmi il saluto. I movimenti vanno fatti in quest'ordine, guarda. Non è una cosa facile. Ci si presenta sulla porta così. Ci si presenta sulla porta così. Bene, per entrare, sinistro, destro, sinistro, destro. E un passo indietro. Sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro, destro. La mano va tenuta chiusa a pugno in questo modo. Se sei il capo, tieni il pollice teso, altrimenti chiuso nella mano, così. E porgi la sinistra. Adesso prova a farlo tu. Non tenere il pollice teso. Scusate, si vede che io aspiro a diventare un capo. Mi viene meglio questo saluto. Ma finisci la bestia. Vuoi imparare? Sì, 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 aspettate, lo so. Ora vi faccio vedere, aspettate. Allora, prima di entrare ci si presenta sulla porta in questo modo. Sinistro, destro, sinistro, destro, indietro. Dentro il pollice, animale! Scusate. Ascolta, devi stare attento. Uno yakuza deve salutare in modo esatto. È una questione di vita o di morte. Se sbagli il saluto, rischi di morire. Prova ancora, Kimpachi. Ti ho detto anche prima di dire di sì, brutto testone! Sì! Ehi! Kotomi! Sì! Continua ad esercitarti, tu. Sì! 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 Uno yakuza deve salutare in modo corretto. È una questione di vita o di morte. E io imparerò a salutare. Sì, non ci vale molto. Aprire la porta. Sinistro, destro, sinistro, destro, indietro. Migliorando, ma è meglio che continui a provare. Sinistro, destro, sinistro, destro, passo indietro e poi tendere la sinistra. Ci sta riuscendo. Questo è un isoggi, maledizione. Scusate, è permesso? Ho chiesto se è permesso. Chi siete, signori? Scusate se vi importuna quest'ora, ma siamo arrivati adesso. Immagino che voi siete il capoclan Mitsugi Bunzo della famiglia Mitsugi, signore. Sono felice di fare la vostra conoscenza. Ho sentito parlare molto bene del vostro clan. Ero impaziente di incontrarvi. Sono in viaggio ormai da molti giorni. Lasciate che mi presenti. Sono nato nella zona di Sanshu, più precisamente nella città di Seto. Il mio nome è Isaburo Shimamura, signore. Sono venuto da tanto lontano per chiedervi un grande piacere. Ah, siete voi l'assassino Isaburo? Che cosa? Kimpachi? Kimpachi, che cosa fai? Perché non rispondi? Kimpachi, avete detto. Non è Bunzo Mitsugi, mi ha preso in giro allora. No, è soltanto un nostro giovane allievo yakuza. Mi
Sembra evidente, direi. Ero certo che il capo fosse lui. Mi ha fatto il saluto formale con il pollice teso. Che cosa avrei dovuto immaginare? Sono molto spiacente. Timpaci è solo un allievo, dunque. Sì, signore. È con noi solo da pochi giorni. Vi prego di scusarlo. Cosa aspetti? Chiedi perdono. Chiedo perdono. Perché ucciderlo? Sto facendo un viaggio isogeo, ho molta fretta. La sua stupidità mi ha fatto perdere tempo prezioso. Era giusta una punizione esemplare per questo. Non finisce qui, Isaburo. Cosa volete dire? Intendete forse battervi con noi? Potrete trovarvi al Tempio Marco. Se volete, saremo sempre pronti ad accettare la vostra sfida. Kimpachi, su, forza! Forza! Kimpachi! Scusate, signore, ho sbagliato il saluto. Kimpachi, diventerai un bravo Yakuza. Dannazione! Dovevi vedere com'è stato veloce con la spada. Con un colpo solo. Ha ucciso il ragazzo con un colpo solo. Non ho visto mai niente di simile. No, non riesco a crederci. E il clan Mitsugi non intende denunciare il fatto al magistrato? Credo proprio di no. Se lo facessero tutto il mondo degli Yakuza perderebbe l'onore, questo è certo. Secondo me il clan non ha alternative. O sfidano Isaburo a battersi con loro o ci mettono una pietra sopra. E cosa faranno? Che domanda sciocca, lo sfideranno in combattimento. Ormai tutti sanno che Isaburo passerà la notte al tempio di Wake. Se non gli presentano la sfida, perderanno la faccia, credi a me. Ho capito, ma secondo me non lo faranno. Nessuno è abbastanza coraggioso da sfidare Isaburo. Scusatemi, signori. Sapreste dirmi dove si trova il tempio di Wake? Scherzate! Non avete sentito quello che stavo dicendo? Isaburo, l'assassino, si trova al tempio con tutti i suoi uomini per passarci la notte. Non è consigliabile andare là oggi. È lontano da qui? No, sono circa 6-7 miglia verso nord. Sapete dirmi se nei paraggi c'è qualcuno che fa lanterne mando? Lanterne mando? Certo, le lanterne votive che si offrono a Buddha. Sì, c'è un vecchio artigiano in fondo al paese che fabbrica quelle lanterne. Non sono sicuro però che le faccia anche in questa stagione. Molte grazie. Mi hanno detto che fabbricate lanterne mando. Ma signore, questa non è la stagione delle lanterne. Oggi è l'anniversario della morte di una donna. Oh. Siamo lontani e non possiamo rendere omaggio alla sua tomba. D'altra parte, vorremmo lo stesso ricordarla mettendo delle lanterne sulle acque del fiume. Non vi preoccupate, signore, vi farò le lanterne. Molte grazie. Anche da noi le lanterne simboleggiano il dolore. Ognuno ha qualche morto da ricordare e il giorno dei defunti accendiamo le lanterne. È una tradizione, signore. Le lanterne votive sono chiamate mando e ognuna rappresenta un morto. Non ci sono regole che vietino di offrire le lanterne al di fuori della festa dei defunti. Quindi ve le fabbricherò con tutta la devozione, signore. Capo, quel ragazzo non troverà pace finché noi non l'avremo vendicato. Ti ho detto di no. Vi prego, signore. Kimpachi ha sbagliato, ecco la verità. E ha messo a repentaglio il mio buon nome. E inoltre, il suo assassino è Isaburo. Lui e le sue 5 bestie feroci sono riusciti a sterminare la famiglia Kishima senza la minima difficoltà. Cosa pensi di fare tu? Ma Kimpachi è... Non possiamo farci niente. Non posso portare alla rovina tutto il clan per vendicare la memoria di Kimpachi. Io voglio dire... Adesso smettila, Kotomi. Non sei più un bambino. Dovresti capire senza esitazioni. Restituisco il pegno che mi lega a voi. Kotomi! Ma sei impazzito!
Capisco perfettamente la vostra posizione. Se fossi al vostro posto, agirei come voi. Le vostre parole sono piene di buonsenso, ma non è il buonsenso che guida gli Yakuza. Noi siamo soltanto dei fuorilegge. Non conosciamo il buonsenso e la ragione. Capo, io gli ero molto affezionato. Non mi rassegno alla sua morte. Non si dice forse che i genitori amino di più i figli ingenui che non quelli furbi? Mi addolora pensare che quel povero ragazzo sia stato ucciso per la sua grande ingenuità. Non puoi farci niente. Non mi interessa se mi coprirò di ridicolo. Sono solo uno sciocco buono a nulla. Sarei già soddisfatto anche solo se riuscissi a sfiorare quell'assassino. Ma Kinpachi ha diritto d'essere vendicato. Vi ringrazio per quello che avete fatto per me. Noi non ci rivedremo più. Addio. Signore, dovremo andare con lui, non possiamo lasciarlo solo. No. Ma signore... Lasciate che vada da solo. Basterà per salvare l'onore del nostro clan. Amico mio, ti vendicherò. Potrai riposare in pace. Guarda, non è difficile. Basta solo fare un po' d'attenzione. Un giorno una lanterna come questa potrai costruirla con le tue mani. Ma prima dovrai crescere ancora un po'. Sei ancora troppo piccolo, ragazzo. Amico, ho bisogno di due lanterne. Potete darmi queste? Mi dispiace, signore, ma non posso. Queste lanterne mi sono state ordinate da questo signore e da sua figlia. Vi prego, non potreste darle a me? Voi siete nato in questo villaggio e la nostra tradizione vuole che ve le fabbrichiate da solo. Signore, ciao! Non ti avevo riconosciuto. Scusate. Buongiorno, signore. Vai a batterti. Sarebbe più esatto dire che sto andando a farmi uccidere in duello. Fatemi un favore. Siate generoso. Queste lanterne, lasciatele a me, ve ne prego. Non posso. Due ryo forse vi basteranno. Vi prego. Il dolore di un uomo non è in vendita. Ci sono cose che non si possono comprare. Tutto il nostro dolore è racchiuso lì. Mio figlio e io abbiamo ordinato queste lanterne perché una persona che ci era molto cara è morta tempo fa. E oggi vogliamo ricordarla. Questi mando galleggeranno sull'acqua del fiume e porteranno il nostro dolore fino a lei. Chiedigli di fabbricartene altre due. Grazie, ma non ho più tempo. Addio. Thank you.
No, non dovevi fare quella mossa. Hai sbagliato, hai visto? Non mi ero accorto del tuo pezzo. Capo, strano, non si è ancora visto nessuno della famiglia Mitsugi. Sono soltanto Yakuza di campagna. Mi meraviglierei se venissero. Non oseranno sfidarci, hanno paura. E fanno bene ad averla. Isaburo! Sono qui per vendicare Kimpachi. Facevo parte del clan Mitsugi. Io sono pronto! Che cosa significa facevo parte? Li ho lasciati. Bonzo non voleva che venissi a sfidarvi. Ha paura di offendervi. Che cosa avete da ridere? Bonzo Mitsugi è un uomo che sa il fatto suo, amico. Come dici? Sei soltanto uno sciocco. Uno sbruffone buono a nulla. Ti farò vedere, maledetto! Se devo essere sincero, gli sciocchi mi annoiano. Vattene adesso. Contrarti con me ti costerebbe la vita. Maledetto! Sta calmo! Non vuole morire. Ne ha per poco. Chi sei? Che cosa vuoi? Sono un sicario. Mi chiamo Itogami. Ma davvero? Sei proprio un sicario? E tu sei Isaburo l'assassino, non c'è dubbio. Sì, sono io, Isaburo Shimamura. E tu sei solo un samurai senza padrone. Chi può assoldare un sicario come te? Chi ti ha chiesto di uccidermi? Questo non ti riguarda. Preparati a morire. Isaburo? Ho ucciso io, Isaburo. La tua vendetta è compiuta. Le lanterne. Io volevo offrire una lanterna a Kimpachi. L'altra era per me. Come ti chiami, ragazzo? Kotomi. Thank you.
Itto e Daigoro avevano fatto costruire quelle lanterne per offrirle colme delle loro lacrime alla memoria della madre di Daigoro e moglie di Itto. Ora però le lanterne, che portano scritti i nomi dei due giovani, stanno scivolando sull'acqua verso il mondo dei defunti. E probabilmente le stesse lanterne riusciranno a far giungere anche alla donna le lacrime del marito e del figlio. Il lupo solitario e suo figlio Daigoro proseguono il loro cammino verso l'ignoto.